Un minuto con Padre Pio dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Sant'Anna a Foggia, una chiesa che ha visto la presenza di Padre Pio celebrare la Santa Messa quotidianamente nei mesi di permanenza dal febbraio del 1916 al settembre del 1916. Ma oggi vogliamo raccontarvi quello che è accaduto il 12 maggio del 1914. Beh, Padre Pio scrive una lettera al suo direttore spirituale raccontandogli un episodio straordinario per la sua vita, che ne parla con tanto calore e tanto affetto, la sua cresima. Infatti racconta che in quei giorni a Pietrelcina ebbero la visita di Monsignor dell'Arcivescovo di Benevento Bonazzi, che ha tenuto, quindi, che ha cresimato, pensate un po', circa 450 tra grandi e piccoli. E scrive Padre Pio: capirete come tutti siamo stati oltremodo occupati per le confessioni, per l'istruzione ai grandicelli e per ben disporli ad accostarsi al sacramento della confermazione. Scrive Padre Pio: è stata una cosa commoventissima, da strappare le lacrime nel vedere diverse centinaia di persone accostarsi ai sacramenti. Sono estremamente allegro per il bene di tante anime che hanno ricevuto dal Padre dei Lumi. Una sempiterna lode ne sia al Padre Celeste. Non mi sono trovato mai ad assistere ad una sì santa cerimonia da quel giorno che venni cresimato. Padre Pio venne cresimato il 27 settembre del 1899. Il ministro della cresima fu l'allora arcivescovo di Benevento, Monsignor Donato Maria dell'Olio. Bene, Padre Pio racconta: piangevo di consolazione nel mio cuore a questa sacra cerimonia, perché mi rammentava quel che mi fece sentire il Santissimo Spirito Paraclito in quel giorno in cui ricevei il sacramento della cresima, un giorno singolarissimo, indimenticabile per tutta la mia vita. Quanti dolci emozioni mi fece sentire in quel giorno questo Spirito Consolatore. Al pensiero di quel giorno, conclude Padre Pio, mi sento bruciare tutto da una fiamma vivissima che brucia, strugge e non dà pena. Quanto sarei felice di essere consumato al più presto da questa fiamma.